Come mai stiamo in piazza? Stamattina scendiamo per due motivi. Il principale è fare conoscere ai cittadini un po' delle iniziative che facciamo in piazzetta durante, iniziative sociali, culturali, di arte, letteratura, filosofia, ma anche tante attività per chi ha più bisogno, le persone immigrate che devono imparare l'italiano, i bambini che devono avere occasione di svago, di educazione. Il punto è che in due settimane abbiamo chiesto tre volte l'autorizzazione al comune per essere qui in piazza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. E quindi nonostante questo scendiamo, perché la cosa più importante è poter esprimere liberamente i motivi per cui facciamo questa attività, per cui ci impegniamo, e condividerle con più persone possibili. Io penso che si dovrebbe definire una volta per sempre i rapporti tra l'istituzione comunale e la nostra associazione, perché è un ruolo che noi svolgiamo altamente sociale, va incontro ai disagi, va incontro alle mille problematiche giovanili e quant'altro. Per cui rimane un punto fondamentale aprire un dialogo con le istituzioni, se no non si va da nessuna parte. Ci troveremo sempre a vivere e a rinnovare questo disagio di rapporto. E con le mille problematiche che ci sono, non ci si può, si trova poi difficilmente si può andare avanti così. Grazie.